Bip, bip, bip. Alle sue orecchie giungeva solo questo suono, infinitamente amplificato e rimbombante, distorto nella nebbia appiccicosa, quasi di catrame, che lo aveva ghermito. Sembrava un segnale sonar, lanciato attraverso ettolitri di acqua da un sottomarino perso nelle fosse più profonde di un oceano senza rive. Non c'era più tempo, non c'era più spazio. Galleggiava senza boe e appigli e tutto era lontano e sereno a suo modo. A un certo punto però, non sapeva dire quando, aveva sentito una sensazione strana come di risucchio che lasciava spazio a una smisurata pesantezza, come quando ci si sveglia di soprassalto nel cuore della notte e nel bel mezzo della fase REM. La sensazione era proprio simile a quella. Un attimo prima galleggiava morbidamente, quasi fosse in un altro mondo. Un attimo dopo tornava ad avvertire il suo corpo e la sua gravità, come un fastidioso ronzio che diventava di colpo assordante. A occhi chiusi ricominciò lentissimamente a riprendere conoscenza. Provò a mandare un segnale di movimento al suo collo, ma il suo cervello non rispose. Allora provò con le dita e dopo un paio di tentativi sentì il polpastrello del suo indice destro lentamente abbandonare la superficie soffice sulla quale capì di aver la mano appoggiata e poi tornare, abbassando il dito, sempre quasi a rallentatore, a risentirla con il tatto sotto il suo debole tocco. Bene. Il rimbombo di quel suono ripetuto si era un po' attutito e poco a poco aveva preso una forma riconoscibile. Il segnale di un elettroencefalogramma. Sentì, sempre ad occhi chiusi, il rumore di una porta aprirsi e il suono di passi lenti ma decisi avvicinarsi. Avvertì una presenza accanto a lui, ma ancora non avrebbe saputo dire quanto vicina o se fosse solo un parto della sua mente confusa. Sentì dei click, come il rumore di qualche tasto premuto, qualche bip irregolare più ravvicinato di quelli di prima come risposta. Il fruscio probabilmente di un abito che si muoveva assecondando i movimenti di un corpo. Poi quelle che gli sembrarono dita si appoggiarono sopra e sotto uno dei suoi occhi, cercarono di divaricarne le palpebre e in mezzo ci piazzarono una luce che alla sua cornea sembrò l'esplosione di una supernova. Bruciore e dolore. Fu così che perse tutte le inibizioni a risvegliarsi e si divincolò da quelle dita e soprattutto da quella luce, girando il collo, ora rispondeva, e torcendo la testa di lato. Le dita si allontanarono, mentre sotto le sue palpebre rimaneva impresso come un marchio a fuoco il bagliore della supernova. «Signor Deschamps, mi sente?» La gola era come piena di sabbia, ma lo stesso provò a rispondere. Non tirò fuori una voce, piuttosto il crepitio di un ciocco di legno al fuoco. «Sì». Il suo invisibile interlocutore sembrò comunque capire. «Non si sforzi troppo di parlare. Sono il dottor Philippe Moreau. Sa dove si trova?» «No». «È all'ospedale Saint-Louis di Parigi. Qualche giorno fa è stato portato qui d'urgenza in ambulanza e ricoverato. Le abbiamo fatto un attacco mentre era incosciente». «Un attacco? Bel colpo. Ti avevo detto che avresti fatto meglio a preoccuparti». La voce appuntita era tornata e sembrava non essere toccata né influenzata in nessun modo dal suo stato attuale. «Cosa ho?» «Abbiamo evidenziato un'emorragia, fortunatamente contenuta nell'emisfero cerebrale sinistro, in corrispondenza di quella che viene definita come l'aria del linguaggio
l'area di Broca, quella che presiede alla formazione delle parole, per intenderci. Adesso, lei, affetto da quella che si chiama afasia di Broca, che le impedisce di parlare e di scrivere con frasi articolate, ma solo con parole, nel migliore dei casi, isolate. Per questo non deve sforzarsi troppo di parlare. Mi spiace molto doverle dire una cosa così. Jeanne, a queste parole, ebbe un solo pensiero. Tasti. Libro. Anche questa volta, nonostante il tono strascicato e impastato, il dottore capì. Il suo PC è qui sulla sedia. Una donna l'ha recuperato e portato qui il primo giorno. Ha detto di chiamarsi Katrine e di essere una sua amica. Portava capelli biondi sciolti sulle spalle e i tratti del viso molto delicati, nonostante gli occhi gonfi di pianto. È venuta anche oggi e è andata via una mezz'oretta fa. Ha detto che lei è uno scrittore che sapeva che avrebbe voluto più di ogni altra cosa il suo computer vicino una volta che si fosse ripreso. Mi conferma questa cosa? Katrine. Gli occhi di Jeanne si aprirono un po' di più, nonostante la patina opaca che gli ricopriva e che sfocava tutto. Si inumidirono istantaneamente al pensiero di lei. Sentì pizzicare gli occhi di lacrime mentre annuiva debolmente. Ecco, io non so come dirglielo, anche visto il suo mestiere, anzi, specialmente per quello, ci sono forti possibilità che lei non torni più a parlare, né, purtroppo, a scrivere come prima. L'emorragia ha lasciato dei danni che sospettiamo permanenti, anche se ci auguriamo di no. Dobbiamo fare ancora accertamenti, ma quello che sappiamo per certo è che può essere recidiva. Lei non deve, per nessun motivo, usare quell'area del suo cervello, se non per motivi estremi e irrinunciabili. Mi perdoni il paragone, ma è come se ogni parola che pronuncia o che scrive accorciasse il tempo che le resta da vivere, perché minacciato da un'altra emorragia, probabilmente stavolta fatale. Sono costernato, mi creda. Mi dispiace molto. Jeanne sentì gli occhi spalancarglisi del tutto, dal terrore. Non vedeva ancora per niente bene, ma non era quella la sua preoccupazione maggiore ora. Vedi come cambiano le priorità a volte, lo sfotte la voce. Caro mio Jeanne, sei giunto all'ultima pagina della tua storia, ma nella vita, stavolta. Fine. La lascio riposare, signor Deschamps. Ritornerò comunque più tardi. Mi raccomando, non si sforzi. Il dottor Moreau si alzò lentamente dal suo letto, si diresse verso la porta, uscì e la chiuse dietro di sé. Cerca un bel finale ora, non è la tua specialità? È il momento del congedo, della frase ad effetto, della scena che rimarrà più impressa nel pubblico, quella che li soddisfa o li delude, quella che li annoia o li sorprende e li lascia con un palmo di naso. Avanti, fammi vedere cosa ti inventi, fammi vedere tutto il tuo talento, mostrami la chiusura del cerchio, il significato ultimo, la morale. Coraggio, sto aspettando, scrivi le parole The End e lasciale risuonare nell'eternità. Avanti, scrittore, autore, creatore. Non ancora, le rispose fra i denti Jeanne.